Verona, la bella città veneta, gran guardia, appuntamento importante per il mondo enologico con l'anteprima 2018 dedicata a un grande vino, anteprima Amarone. Ma quest'anno è ancora più importante perché si festeggiano i 50 anni di denominazione. Beh, amici cari, le nostre telecamere hanno raggiunto il Veneto, andremo all'interno delle sale degustazioni dove c'è proprio l'anteprima in scena, andremo ad incontrare alcune aziende produttrici e parleremo ancora una volta di questo grande vino di questo territorio. Azienda Santa Sofia, Luciano Begnoni, anteprima 50, ma 50 anni sono anche la vostra presenza a Santa Sofia, giusto? Esatto, abbiamo due anniversari da festeggiare, per cui sono molto felice sia per la denominazione, sia per l'azienda e per la mia famiglia, perché è stato un bel traguardo. Aggiungiamo un altro ingrediente di felicità, festeggiamo con l'Amarone. Assolutamente, che è il nostro vino emblema, il nostro vino più importante e che noi vendiamo in più di 65 paesi. Ecco, che momento sta vivendo l'Amarone? L'Amarone sta vivendo un momento d'oro perché è apprezzato ovunque. Io ho sempre la valigia in mano e girando il mondo vedo che l'Amarone lascia proprio una traccia indelebile a chi lo beve. Tra le cantine presenti all'anteprima, la cantina Valpantena, Luca Degani nel direttore. Ci ritroviamo, Luca, a distanza di qualche anno, ma ci ritroviamo per parlare di un grande protagonista del territorio che è l'Amarone. Certo, noi con il nostro Amarone Falasco siamo qua presenti adesso con l'annata 2012 e l'annata 2014, e nonostante sia stata un'annata un po' difficile, insomma, sì, si è riuscito a tirar fuori un prodotto molto buono. La cantina è una grande realtà produttiva, quanto incide ancora l'Amarone? Perché insomma parliamo di un grande vino, però che accompagna anche altre produzioni, giustamente. Certo, ma per noi incide moltissimo perché è il nostro cavallo di battaglia, per cui è un prodotto su cui puntiamo molto per i mercati esteri soprattutto. Altra cantina presente all'anteprima 2018, questo Amarone 50, sono con Simone Antonietti della collina dei Ciliegi. Beh, 50 anni sono tanti, io ne ho qualcuno meno ma ci sto arrivando anch'io, quindi faranno poi il cinquantesimo anche della mia DOC. No, scherzi a parte, siamo contenti, una bellissima manifestazione, tanto interesse, tanta stampa da tutto il mondo, per presentare diverse annate quest'anno, la prima volta che viene fatta in questo modo. Detto ciò, noi presentiamo comunque l'annata più giovane, che è la 2014, un'annata un po' difficile per tanto freddo e tanta pioggia, ma avendo diciamo un'altezza dei vigneti abbastanza importante siamo riusciti a portare a casa un po' meno uva ma bella, e a fare un'annata più fresca, sicuramente da consumare più nel breve periodo, sì, quindi meno longeva, però di una grande beva, diversa da tutti gli altri annate. Ecco. Questa volta una bella signora al mio fianco, Marica Bonomo, l'azienda Monte del Fra, che festeggia, questa è una puntata ragazzi di festeggiamenti. Allora, 50 anni di denominazione e quanti di cantina? 60 anni di attività e di famiglia, tre generazioni che coinvolgono la vita di Monte del Fra. È arrivata la fase di quella dei cugini, seppur papà e zio sono sempre il leitmotiv, il motore portante di casa nostra. Un'azienda orgogliosa perché nel suo diramarsi è partita dalla denominazione in cui nasce, quindi Custozza e Bardolino, e si è poi espansa in quelli che sono la Lugana e arrivare ad oggi, celebrando l'Amarone, nella zona di Fumane con la tenuta Lena di Mezzo. Quali Amaroni abbiamo portato? Abbiamo portato l'Amarone Lena di Mezzo 2013 e lo Scarnocchio, il nostro Amarone Riserva 2012. Con me c'è Marco Speri dell'azienda Secondo Marco, 50 anni, denominazione 50, Amarone, grande vino, grande territorio.
cominciamo a diventare vecchi nel Valpolicella. Cominciamo a diventare maturi, ecco, piano piano stiamo maturando, abbiamo sicuramente nel tempo fatto anche degli errori, ma piano piano stiamo tornando un pochettino a quelle che sono le origini e quello che è la nostra forza. La nostra forza per me è sempre la Corvina, il Corvinone, la Rondinella che non riescono a fare in altre parti del mondo. Marco, dalle uve che utilizziamo per produrre il vino al vino stesso, posso dire l'Amarone secondo Marco? Esatto, secondo Marco appunto è secondo me l'interpretazione da parte mia delle uve, del territorio e del modo di fare vino. È un modo molto tradizionale, avete inevitabilmente capito che sono tecnicista e tradizionalista. È tradizionale, vuol dire l'uso dei lieviti naturali, è l'uso delle botti grandi nell'affinamento prolungato, prolungare anche le macerazioni per dare sentori non di volume ma di complessità.